Serie B, il campionato degli italiani. Una Pasqua amara, molto amara per i tifosi del Pescara, la sconfitta casalinga con il Brescia ha sconvolto la classifica dei biancoazzurri, una sconfitta che è molto pesante sotto il profilo mentale, oltre per le ripercussioni in classifica, ovviamente tanta la rabbia e l'amarezza, la delusione tra il popolo bianco-azzurro per questo ennesimo passo falso all'Adriatico che ormai è diventato terra di conquista. Ha vinto anche il fanalino di coda della Serie B su questo campo e ora il Pescara deve leccarsi le ferite. È un numero speciale di replay e vado subito a salutare gli ospiti di questa puntata. Iniziamo con il direttore di Telenove, William Carosella. Buonasera, grazie, William, grazie, ben rivisto. Grazie. Al centro abbiamo il direttore di ForzaPescara.com, Paolo De Carris. Buonasera Paolo. E ritroviamo con piacere anche Gianfranco Semponi di Telemax con la sua ormai famosissima trasmissione a Muso Duro. Buonasera. Grazie, Gianfranco. Grazie, buonasera a tutti. Eh sì, una Pasqua che tutti pensavamo di trascorrere in maniera diversa e invece è arrivata questa sconfitta. Sentiamo subito i primi umori, le prime sensazioni, i primi giudizi, abbiamo tanto da parlare, poi sentiremo anche delle interviste raccolte a fine partita. Certo, perdere con il Brescia significa che, William? Enrico, tu hai detto che molti si aspettavano che il Pescara vincesse e quindi facesse contenti tutti, passassimo tutti una buona Pasqua. Ma io non lo pensavo questo, e parecchi non lo pensavano. Perché c'è sempre il timore con questa squadra che è estremamente umorale che si potesse incappare in qualcosa, sicuramente non della sconfitta, perché è stato quella. Vabbè, uno sconfitto pareggio cambia poco. Sì, poi, sì, vabbè, il pareggio, può anche avere delle giustificazioni, ma la sconfitta di ieri veramente non ha giustificazione da parte sia dell'allenatore che della squadra stessa. Per cui, perché dico questo? Perché il Pescara ha dimostrato che in casa, dove deve essa fare la partita, ha avuto sempre difficoltà, perché questa squadra non ha un gioco, perché questa squadra è composta di elementi validissimi non assemblati bene. Da luglio questa squadra ancora oggi non riesce ad avere una propria identità, e questo si ripercuote anche sulla, diciamo, su quello che il giocatore a cui dovrebbe credere. Le motivazioni anche. No, ma le motivazioni, non tante le motivazioni, sul fatto di credere, nella propria forza, credere sì, nella propria squadra, nella propria forza. Beh, si ha sempre quel timore che però non viene dimostrato assolutamente fuori casa, dove tu fai il 4-4-2 con le ripartenze di Melchiorri, di Maniero allora e di altri giocatori che sicuramente in attacco sono molto, ma molto bravi. Ieri io mi è sembrato di rivedere il Pescara di 5 mesi fa, e cioè una squadra che allora praticava il 4-3-3 lasciando i difensori, che certo non erano allora fulmini di guerra, ma oggi come oggi qualcosa in più si vede come qualità, lasciando in balia degli attaccanti avversari, e prendevamo gol a ripetizione. Adesso, ieri è successa la stessa cosa, perché io credo che il Brescia ieri abbia fatto una partita straordinaria, perché avevano un gioco, avevano proprietà di palleggio straordinaria. Io ho visto veramente una squadra che sicuramente non merita il posto che occupa in classifica. E quindi praticamente che è successo? Che filtravano nelle nostre maglie difensive in maniera veramente... Perché? Perché Barone dice la troppa voglia di vincere. Ho capito, dopo lo sentiremo, lui ha parlato soprattutto di mancanza di equilibrio in campo. Comunque la domanda è sempre la stessa. La sconfitta con il Brescia significa che, Semproni? Figlia della presunzione,
Io ritengo che i nostri giocatori, la maggior parte di tutte le squadre italiane, ancora riescono a togliersi dalla mente che con il minimo sforzo raggiungere il massimo risultato. Non esiste più. Il calcio è cambiato, il calcio oggi è corsa, è dedizione, rinunce, applicazione e poi in mezzo al campo devi metterci testa, cuore e gambe. Se tu non hai queste prerogative tu non vai da nessuna parte, al di là di qualsiasi tipo di modulo che tu voglia giocare. Poi se ci mettiamo anche che il nostro allenatore quando deve fare delle scelte o non si rende conto, io onestamente rimango veramente perplesso, io sono scioccato, non tanto dalla sconfitta, perché nel pronostico che avevo fatto per la nostra trasmissione io avevo messo Pescara Brescia X2, abbiamo sbagliato. E qualcuno ti ha dato del gufo? Eh? E qualcuno ti ha dato più di uno ha dato del gufo, delle parole che non è, ma dire gufo a Sembroni, tifoso di 54 anni del Pescara, che potrei scriverci un libro per quante partite fuori casa ho visto, per non parlare solo della Serie D del grande Tom Rosati, è semplicemente solo uno scostumato, uno che neanche si rende conto a chi sta parlando. Ma comunque al di là di questo, ma a me non me ne frega più di tanto, ero sicuro che la nostra squadra non faceva risultati. Prima perché sto vedendo che lui come aveva messo gli uomini in campo. Sansovini sono dalla terz'ultima partita che ha giocato, è stato malato, povero ragazzo, e non riesce ad esprimersi a buoni livelli. Ma uno che ha un minimo di esperienza si rende conto che Sansovini non sta in palla. Quindi io non ti metto immediatamente. Poi è arrivato il Biondo che si è fatto due partite in nazionale, eccetera, eccetera, il trainer. Però Bjarnason è stato uno dei pochi a salvarsi ieri. Ma primo tempo soprattutto. Sì, ma ha giocato solamente i primi 27 minuti, poi è scomparso anche lui in mezzo al marasma, eccetera, eccetera. Mi ricambia un'altra volta la difesa, prima c'era Fornasier, Salomon, continua con questa difesa, non cambiare continuamente. Poi non mi mette mai un giovane a centrocampo come Torreira, ragazzo meraviglioso, premiato come miglior giocatore del torneo di Viareggio. Adesso svilupperemo tutti i discorsi, quindi i motivi sono squadra presuntuosa e allenatore confuso. Sì, molto confuso. Quando io ho detto che non sturdillito, guarda, mi sono sbagliato bene, ma questo ti è stato detto da 15-20 partite fa che non sturdillito. Ma non, allora io non voglio offendere l'uomo, l'uomo lo rispetto con tutta la mia educazione possibile e immaginare. Io sto parlando dell'allenatore sturdillito perché non riesce ad avere la squadra in pugno, capito? Non sa fare le scelte giuste, si perde nei meandri delle cose sciocche. Il calcio è una cosa semplice. Guarda, ecco, quando questo chiedo, significa che non si può sperare più, non so, in una promozione diretta, in un posto nei playoff o altro. Guarda, Paolo, mancano 8 partite, Enrico. Questo è un bruttissimo colpo. Un bruttissimo colpo perché perdi in casa, è vero. Con l'ultimo, per modo di dire, non dimentichiamo che il Brescia è penalizzato, quindi insomma ha subito una decurtazione importante in termini di punteggio. Ma no, non è solo la sconfitta in sé. Cioè questa sconfitta ridimensiona il progetto Pescara 2014-2015 proprio perché il Pescara dall'inizio si trascina una difficoltà atavica che secondo me i dirigenti si ostinano a non voler vedere. C'è un'assenza assoluta di organizzazione, di fisionomia. Il tanto vituperato Calori, ieri però, soprattutto nel secondo tempo, lo hai visto attraverso alcune giocate della squadra, ha piazzato il Brescia in un certo modo, ti ha chiuso gli esterni e molto spesso giocava con la palla lunga a scavalcarti. Noi avevamo i due centrali, gli esterni, cioè, tranne la cosiddetta catena, adesso non voglio entrare in una lettura. No, però può esserci anche un problema mentale, il Pescara aveva la pressione del risultato, certo, il Brescia. Un giocatore come Colì che scende, fa 35 metri sulla fascia e non trova una posizione sull'esterno, mette la palla dentro tra portiere e due centrali e Corvia che è l'ultimo attaccante da dietro, cioè. E lui ha parlato di distanza tra i reparti, noi Gianfranco l'ho sentito, William l'ho sentito, ma credo che chi sta vicino al Pescara si occupa di Pescara, questa cosa la dice dall'inizio della stagione, cioè il Pescara non ha intensità. Pescara gioca bene quando ha ritmo e quando ha intensità, il primo tempo,
che ha risposto colpo su colpo al Brescia, che comunque era arrivato molto agguerrito, tonico, con i reparti molto compatti, stretti. Cioè, Calore ha messo correre. Cioè, noi invece ecco, soprattutto si sono riviste molte disattenzioni nella fase difensiva, perché in casa, oltre ad aver subito 3 gol, questa squadra ha rischiato però, anche in tante altre occasioni la partita. Che non sono stati aiutati il calcio difensori. È un gioco di squadra. Certo. Allora, essendo un gioco di squadra, è vero, cioè, se io però vado a vedere il posizionamento sul primo gol di Corvia, no? Se vado a vedere, la difesa è schierata, la palla passa tra le maglie dei difensori. Cioè, allora è un fatto di attenzione. Guarda, la palla guarda dove va, passa tra Salamon, il portiere, e dietro Zuparic, e addirittura la difesa schierata. Rossi che va a stringere. Cioè, ragazzi, tu quella palla lì, però non è questo. Cioè, il nostro Pescara ha un problema di mentalità, di atteggiamento, di atteggiamento mentale. Noi non giochiamo mai con l'idea di metterci nella metà campo avversaria e non farli uscire. Quando l'abbiamo fatto, e questa è la mentalità che non mi piace di Barone, io rispetto l'uomo, ma il suo modo di fare calcio non è vicino al mio. Io, io avrei cacciato Barone dopo la partita col Perugia di Camplone, ma voi dite però tanto contestato Camplone. Camplone adesso ha 2 o 3 punti in più, non ricordo, del Pescara. Però quando vedi la squadra di Camplone, mo dico Camplone, o quando dico la squadra di Foscarini che è in fondo alla classifica, ma vedi c'è la mano dell'allenatore, ha una mentalità che ha una sua fisionomia. Allora, che, può piacere, che Barone non è mai piaciuto a questa piazza, è risaputo dall'inizio della stagione. Stavano arrivando dei risultati, anche perché prima della partita con il Brescia qualcuno addirittura sperava pure in una promozione diretta, no? Si facevano questi discorsi. Ti dà la dimensione di quello che diciamo, la presenza allo stadio. Pescara è una piazza, tu lo sai meglio di me, che ha voglia di calcio. È un termometro importante. Però se a Pescara adesso parleremo anche del pubblico. Gli propone un calcio non godibile. Il pescarese non ci va, Gianfranco Semproni, se lo conosco un po', non lo vedo da un po' di tempo, ma mica perché non ami il Pescara. No, io ho fatto l'abbonamento a prescindere, non ci vado. Perché non vai a Pescara? Non vado a vedere perché non vedo un calcio propositivo, non vedo il centrocampo. Cioè, questa è la sintesi. La forza di ogni squadra nel calcio è il centrocampo, questo centrocampo che dovrebbe aiutare sia l'attacco che la difesa, perché se la difesa si trova scoperta è perché non ci sono i centrocampisti che hanno rinculato verso la difesa ad aiutare i compagni. Si sta sempre scoperte, com'è possibile? Cioè, io no, una cosa così semplice che tutti gli allenatori, tutte le persone che parlano di calcio sanno che la forza di ogni squadra è il centrocampo. Noi abbiamo sempre il centrocampo più debole, con gli Gianfranco, questi discorsi sarebbero validi anche se il Pescara avesse vinto contro il Brescia, perché con un'eventuale vittoria Pescara oggi sarebbe terzo in classifica, no? Ma non hai mai diverso il discorso. Voglio dire, il gioco è un discorso a parte. I risultati, poi però la vittoria maschera quel tipo di gioco. Esatto, bravo. Maschera la forza il centrocampo. Tu non lo vedi, tu dici ma tanto e mi vendi, che se ne frega, mo stinga a pensare un centrocampo. Ma poi quando c'è la sconfitta e ti accorgi che il centrocampo, ma è dall'inizio del campionato che sto centrocampo non funzionava, abbiamo sempre detto ma che tipo di preparazione ha fatto, dove di qua, dove di là, sono andati a Boario, che hanno fatto a Boario, si beve l'acqua e le si pisce e basta, e qua, che cosa vuol dire? Stavamo a 1800 metri in metà a Boario, che è più basso di Città Sant'Angelo, a 200 metri dal test, che mai ha fatto a Boario? Ci siamo dette 10 miliardi di cose, ma tutta la gente. Però come condizione fisica la squadra fino all'ultima partita non aveva. Ma non credo che sia. Poi questa squadra ha cominciato a vincere, ha cominciato a fare i punti, abbiamo raggiunto anche un tipo di posizione non indifferente. Mo o con le culate o senza culate, le perdivi in casa, la schiappavamo fuori, tutto sommato la gente si stava zitta, abbuzzavamo. Però il calcio non l'abbiamo mai visto, come dice De Carlo, quando mai le mi visto? Non ci siamo mai innamorati di questa squadra. William, fino al primo tempo, diciamo, però sul 2-1 la squadra aveva retto contro il Brescia. Poi nel secondo tempo, cosa è vero? Cosa è successo nel secondo tempo? È cresciuto il Brescia. Ci ha creduto il Brescia perché i giocatori ci hanno creduto, hanno voluto fermamente questa vittoria. E io, dopo aver conseguito il pareggio, il Brescia, ho detto agli amici
Se questi ci credono, molto vicino a me. Sì, se quindi questi, a Paolo l'hai detto. No, veramente l'ho detto a Oscar Bonavanti. Sì. Stava davanti. Ho detto, se questi ci credono, possono vincere la partita, perché sono in crescendo, si vede tale e quale che proprio il Pescara era in calo, anche fisico magari, non lo so, ma stava in confusione notevole. Per quanto riguarda il discorso della classifica e le prestazioni della squadra, sono due cose diverse. Molte volte, io mi ricordo con De Canio, 18 rigori, Esposito che era diventato il fenomeno, ma lo stesso Pescara, a Brescia, 10 minuti alla fine, Baroni era esonerato. Sì. Avevamo perso una zia. C'è proprio questa parabola da Brescia. Ci sono stati, dei santi Brescia, come Melchiorri che si è inventato un gol e praticamente ha procurato un rigore a Brescia e abbiamo vinto. Poi Melchiorri e Maniero praticamente ci hanno fatto vincere altre partite. Però a Brescia è cambiato un po', nella partita andata il campionato del Pescara, casa, quando si è cambiato però modulo. Però in casa noi abbiamo avuto sempre il segnale. Tranne che col Frosinone. Questa squadra ha difficoltà. Sì, sì, ma dipende pure dall'avversario. Una Rodine perché non ci fa sono, primavera, però la mentalità. Ci sono allenatori bravi che capiscono come affrontare il Pescara, altri invece presuntuosi oppure... Cioè, per capirci meglio, insomma, stiamo pagando la mentalità di questo allenatore per questa classifica che sta... Secondo me sì, perché non ha una propria identità. Non è, vedi, il Lanciano è più squadra del Pescara, secondo me. Ma più squadra in che senso? Che perde, poi magari rivince, poi ha perso sonoramente con il Frosinone in casa, poi è andato fuori casa e stava vincendo, per dire, però ha una sua identità. Però Gianfranco ha parlato anche di squadra presuntuosa. Squadra presuntuosa, io credo che in che senso presuntuosa? Si dice presuntuosa perché pensi, capito, allora nel subconscio dell'uomo, no? Tutti quanti noi. Tu affronti l'ultimo in classifica, ci sono 20 punti di differenza. I giocatori hanno smentito questo, perché dice che per tutta la settimana hanno pensato della partita. Non l'hanno pensato i giocatori. Per me l'hanno pensata, cioè dicono che l'hanno pensata, ma tenne certe nasi lunghe, Pinocchi fa le pippa forse a questo. Forse Gianfranco, il gol così a freddo ha forse illuso i giocatori che sarebbe stata una partita facile. Sì, ma è durato soltanto un minuto durato un minuto, d'accordo. Però poi sostanzialmente, insomma, poi quell'azione del giocatore, non mi ricordo chi, da solo davanti al portiere. Però se tu dici squadra presuntuosa, veramente, nel senso ci può stare anche un pizzico di verità, perché è una squadra, un organico quotato, se restiamo coerenti con i pensieri dall'inizio della stagione, a meno che uno dice no, questa squadra è inferiore alle altre e quindi facciamo discorsi diversi. Giovedì noi abbiamo fatto la trasmissione, giovedì scorso abbiamo fatto la trasmissione mentre vedevamo tutte e due le partite, sia il Pescara che il Lanciano. Enrico Giancristoforo parlava del Lanciano, però vedevamo la differenza fra le due squadre che si vedeva immediatamente. Il Lanciano stava sbagliando un modulo, un 4-3-3 che certe volte da Versa incoccia e toste, capito? Ha cambiato. No, e questo è il dramma, cioè non è un Di Francesco che ti cambia modulo durante la partita 3-4 volte a seconda di come si mettono le situazioni, dei gol, del perché svantaggio, del vantaggio. Nell'ambito della partita, durante la partita, ti cambia modulo. Ci sono degli allenatori che ingocciano, capite? Stefano 4-3-3, ti stanno massacrando a centrocampo e cambia modulo, porta a tre giocatori, fa un 3-5-2, gli dice all'esterno alto di abbassarsi, il terzino basso lo alzi, eccetera, cerca di fare qualcosa, invece ma al di là di questo, la differenza tra Lanciano e Pescara è l'applicazione, la dedizione, l'umiltà, capisci? Premono, corrono, ci mettono cioè, il cuore. Quindi non vuoi dire che questa squadra ha un organico importante per la Serie B? Il Pescara ce l'ha un organico importante, questione di è la mentalità, c'è in testa, non ce l'hanno in testa, cioè Henry, io qua potremmo dire fino all'esaurimento di tutto il campionato, il Pescara non è forte fisicamente, la forza di ogni squadra, noi dobbiamo correre non 20 minuti, se tu vai a vedere i possessi palle del Pescara durante tutte le partite, tu ti metti le mani alle capelle. Sì e no, il possesso palle, il Pescara fa 27, 28, 30, ma fra i due tempi.
come fai a vincere le partite con un possesso pari? Se ti dice bene, incontri il Trapani, ti perdi, fai 4 gol, incontri il Frosinone, fai 3 gol, sempre, capito? Tutte partite che si sono messe in una certa maniera, però la forza fisica... Però queste sono le solite cose che si dicono quando non arrivano i risultati. Attenzione, perché Baroni tutte le volte si presenta in sala stampa con lo score della partita... non so se ci fai, diventa una cosa veramente per me stucchevole, cioè lui legge la partita attraverso serie di indicatori che tengono conto per esempio del possesso, dell'intensità, dei passaggi, quindi su questo argomento era una scienza esatta. Sì, siccome il calcio non è una scienza esatta, ma il calcio è una lettura di un fenomeno, è il gioco più semplice sportivo, del mondo, cioè non possiamo fare l'accademia dell'accademia, ma che siamo a parlare della pallacanestro, cioè, che ci vuole la coach veramente, una squadra importante, no? Possiamo negare, Paolo. Perché no, questo voglio sentire, Sansolini, cioè, riteniamo che sia una squadra importante il Pescara come rosa, no? Però spesso e volentieri gioca male, questo si applica male. Lanciano e Pescara hanno quasi gli stessi punti, che significa? Che il Lanciano ha una buona organizzazione, certo. Ha un tecnico preparato che dà una propria fisionomia alla squadra. Il Pescara, non questo riuscito. Tecnico Lanciano non ce l'ha, ha fatto, io lo dico, 16 pareggi con i punti che ha fatto 16 pareggi, ma un organico al che di è sotto enorme, il Pescara, perché se di questi 16 pareggi 7-8 punti, mo ci può Renzetti Paolo per dire per le occasioni mancate, quelli si hanno perso 7-8 punti per strada, però voglio dire, non è che il Lanciano è più forte del Pescara, che il Lanciano gioca con un cuore diverso, i nostri credo che certe volte c'è una presunzione in alto pazzesca, e questo che non riesco a... E poi scegli sempre gli uomini sbagliati a centrocampo. Senti, poi Paolo... del resto con su che si è inventato, se l'Asic l'ha messo una volta non l'ha riproposto più. Beh, no, più di una volta. Torreira non lo mette mai, Vetturini ce lo sta rovinando. Io la mia domanda è, ma cara società, ma Cusso è l'allenatore dello Pescara, non dovrebbe anche favorire la crescita di certi giovani? Se tu non li metti mai, non gli dai mai fiducia, li messi una volta a Vetturini, non lo metti più, il ragazzo che cosa deve pensare? Sono limone, se l'assi la stessa cosa, ma come? Mi dicono tutti, io ho fatto le belle partite, se l'assi di qua, se l'assi di là, e se l'assi sono 4, sono 10 partite, 12 partite, che non lo vediamo più, sembra scomparso. Torreira non ne parliamo, miglior giocatore del torneo di Verè, non mi mette mai, manca a fare 10 minuti, le porta sempre in banchina, a scala, ma che ne porta a fare? Paolo, su forzapescara.com, come stanno commentando questo risultato a sorpresa? Ma è inutile sottolineare che è stato, insomma... C'è più rabbia, più delusione, più rassegnazione. No, c'era anche, secondo me, molta depressione. Cioè questo è un risultato che ha depresso l'ambiente, ha depresso la tifoseria, è stato un risultato shock, come giustamente hai scritto nel titolo, anche perché assolutamente inatteso. Però, come si diceva prima... Questo è un allenatore che non è riuscito mai ad entrare nel cuore dei tifosi, cioè non ci ha fatto mai innamorare. Come una di quelle donne però giudiziose, sempre... come quelle, una Paolo, di quelle donne avuto... che non sono particolarmente apprezzate secondo per me... l'aspetto estetico. Con cui vai, però sicuramente che non porti al ristorante per far vedere agli amici. Ha avuto un grosso merito, che poi è il risultato del salvataggio suo dall'allenatore, di aver instaurato un rapporto molto, tranne che con Pasquato, ma molto amicale quasi con i giocatori, perché a Brescia, non mi ricordo, credo, quando abbiamo vinto la partita, si sono tutti andati a... Allora, in quell'occasione, c'era la Pinocchio. Possibilità di esonerare la Pinocchio. Cara amico mio, tutti Pinocchio! Perché nessuno tutti si Pinocchio. Prende pubblicamente la responsabilità, un gruppo? Personalmente no. Quelli sono come quelli che esultano o non esultano, oramai è diventata una se tendenza, è vero quello che dici, è diventata una Paolo. Tendenza per cui io ho visto e sentito con le mie orecchie sì. giocatori parlare pesantemente di un allenatore di fronte a situazioni di questo genere, sì, noi ce ne ricordiamo tanti a Pescara, poi nel momento decisivo sono andati a... Cioè questo non è... Resta il fatto che ci sono stati giocatori che in mezzo al campo, al momento della sostituzione, hanno pubblicamente insultato l'allenatore, ci sono i labiali che parlano, no, scusa, no, non è solo quello che hai detto tu, ce ne sono anche altri,
Andatevela a rivedere i filmati. Alcuni addirittura trattenuti dai dirigenti sotto le scale degli spogliatoi per evitare il contatto con l'allenatore. Possiamo dire tutto. Io non voglio parlare di questo perché non sono chiamato a parlare. Allora, di se questo. È vero questo. Scusi, io voglio solamente sottolineare. Beh, no, questo però è un aspetto importante. Sì, però perché... no, cioè non possiamo raccontarci le frottole. Sì, ho capito, ma questo cose che si... Però Paolo, sì, ma però non è perché io vado ad abbracciare l'allenatore dopo che ha fatto gol, essere... perché se non faccio gol, sì, tu non vedi se quello lo va ad abbracciare, va l'allenatore. Ma se quello non fa gol, tu la controprova non ce l'hai. Se è vero... Anzi, scendi le scale dello spogliatoio e gli dici: finalmente mi sono liberato di questo qua. Senti, ma cioè, diciamo come vero... stanno le cose. Paolo, se è vero quello che dici, secondo te la causa qual è? Il no, fatto di avere una rossa troppo ampia. Prima no, dicevi, di no, prima tu dicevi, tutti. Siccome no. Barone è stato a forte rischio in alcune partite, in base però al suo discorso, i giocatori avrebbero anche evitato di salvarlo, però in tappe, sì, vabbè, in tappe giocatore, fondamentali. No, 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 perché ci sta la società. I giocatori, spesso io non so se figlia, io non credo quello che è stato detto, che stanno vicino all'allenatore. Del resto oggi viviamo le festività pasquali. Pietro, Gesù Cristo ha detto: mi rinnegherai tre volte. Oh, stiamo a parlare dei 12 apostoli, stiamo a parlare di una QC, quindi chiamavano il proprio signore in una maniera che non esiste. Fregati con loro, tradito, figurati i giocatori che ti fanno la doppia faccia. Questo non ci credo proprio. Io credo che invece la società, che in certi momenti, partite di questo campionato, che è andato dentro lo spogliatoio e ha detto: guaglio, qua cagniamo il sistema perché non funziona. Io di questo non ho le prove, ma ne sono certo, perché tanto quando io mando a quel paese platealmente, come Pasquale ha mandato platealmente a quel paese, pure Caprare, Caprare, la stessa, quindi, ma più di uno. Ma fatto altro, ricordo, mi ha fatto praticamente dopo che no, ma, mi ha fatto ricordare un episodio con Rumignani a Vicenza, perdevamo 3-0 10-3 no, durante la pausa Rumignani ha cominciato a dire: ragazzi, Carnevale è mister, mo ci pensiamo noi. Ha chiamato Tornobile e cose, Righetti, hanno organizzato la finita 3-3 però cioè, per dire scusa, cioè, quello comanda la squadra, lo spogliatoio, ma come no? Cioè, io questo è tutto falso. Io credo che in molti frangenti, non lo so se sono scesi i direttori sportivi, si usce, no, se perché sceso... William dice: a Barone ha avuto il merito di tenere unito questo gruppo, ma con solo i giocatori non l'hanno mai amato, è tutta una fine. L'anno scorso con Marino questo... qualcuno poteva dire, alla fine abbiamo scoperto che con Marino non c'era feeling, tipo di rapporto, purtroppo. Ma è sempre stato così, hanno mentito, ci sta della gente che ha mentito spudoratamente. Io mi ricordo di Simonelli, a domande in una trasmissione: come sta lo spogliatoio? Perfetto, signor Sembroni, una cosa di lì. Alla fine del campionato se ne hanno dette 101. Vogliamo risentire cosa ha detto Baroni al termine della partita con il Brescia, perché lui ha detto: per la prima volta ci è mancato l'equilibrio tra i reparti. Questo io sono sicuro che il presidente... il nostro presidente avrà fatto, che l'amarezza ce l'ha senz'altro, anche il direttore sportivo, avranno fatto una cazziata agli giocatori, non tanto a Barone per tanto ormai, ma avranno fatto una cazziata, vedi che Pasqua ci facete e vedi scorrendo, per non usare termini che non si possono ripetere. Di questo ne sono pienamente convinto, sono loro che spesso e volentieri, non è l'allenatore, che riescono a stimolare questi giocatori per un certo tipo di impegno, perché altre partite le hanno fatte la grande e delle altre pazzesche. Ieri secondo te non giocato per niente. Dopo voglio tornare su. Però in base al tuo discorso sembrerebbe che ci sia anarchia, cioè la squadra gioca se vuole giocare. Tesoro mio, gioca. È così, non ci illudiamo, è così. Cioè, la squadra, non c'è l'anarchia che la, dici tu per il semplice fatto che la squadra va da sola. Che si incazza, a volte va bene, a volte no. Ma tu non te l'immagini, però, Sebastiano, che vede la partita come mi hai visto fuori tu, casa, no? Secondo te non è rimasto deluso Sebastiano? Beh, e che fa, conoscendo un carattere sanguigno come Sebastiano, nel cane sotto dice: ma che cazzo state a comberare qua? Solo che dopo là lui sente la canzone che qualcuno, Luciano Taglioli, gli canta: è troppo tardi ormai, è Paolo, troppo tardi. Tu credi? No, io volevo chiudere un concetto. Io non ho detto che tutti i giocatori, cioè i giocatori sono dei prestatori d'opera, sono dei professionisti. Giocano quando l'allenatore è sulla graticola, magari
nessuno gioca con, io non credo che uno giochi apertamente, no, contro, non ci mancherebbe, perché no, perché ci sta pure chi, io non l'ho detto, no, 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 non era questo il riferimento, no, no, ma infatti mi sto chiarendo, no, perché abbiamo letto anche delle cose antipatiche su Salamon, che è un professionista molto serio, quindi incappato in una serata negativa. Questi, ma i giocatori in genere, a meno che poi, insomma, i casi di cronaca sono quelli, sono le eccezioni, non le regole. Io ho massimo rispetto di questi ragazzi che fanno questo mestiere più o meno bene, ma sicuramente lo fanno con onestà, altrimenti non dovrei più andare allo stadio. Fatta questa premessa, però non credo nemmeno che qualcuno si possa immolare per il bene di un allenatore. Cioè, io penso che si sta in un gruppo, che si condivide, però quando tu vedi certe prestazioni in cui la mano dell'allenatore non lo percepisci, io non credo che ci sia una piena condivisione del progetto. Forse manca anche un leader in questa squadra. Mancherà anche un leader, Enrico, però... No, che può motivare gli altri. Infatti avevano preso Sansovini e Gessa con questo obiettivo. Quando è entrato il nostro Gessa, appena entrato, mi hanno detto quelli che stavano in tribuna, sembro Andrata ha fatto un addio di cazziata ai propri compagni giocando. Io non mi hanno detto, ha fatto una cazziata a tutti, come quella è personalità, non solo quello, è senso di appartenenza, ma è questo forse quello che, però il segnale di un allenatore che sta su davanti alla panchina continuazione ampiezza. Adesso il nostro buon Luca Teseo ci ha realizzato una clip, no? Che ha fatto il giro di tutte le TV, le principali TV nazionali. Cioè, continuare a chiamare ampiezza. Cioè, quando tu vedi reparti lunghi, giocate che non ci sono, scusate, ma non andiamo tanto per le cose complicate. Ma voi vedete uno schema? È vero. Vedete uno schema? No, sì, Enrico, ma questi sono discorsi dall'inizio dell'anno. No, chiudi il discorso. Adesso mancano 8 partite. È inutile. Ne parliamo tra poco su queste 8 partite. Il Baroni arriverà alla fine, però io ripeto: mi dici cosa dicono i nostri utenti di Forza Pescara? Quel che dico io: sono deluso dalla gestione tecnica di questa squadra, perché per me è una delle prime 3 squadre e superiore al Carpi in organico. Lo dico, mi prendo la responsabilità. No, è vero. È alla pari del Bologna. Bologna è più forte. Bologna sì, è più forte, adesso sì, è più forte, adesso sì, è superiore al Catania, c'è anche il Bari come un buon organico, però io nomi, cioè stiamo lì, insomma, e al manacco alla mano non vedo il Pescara, hai toccato un tasto, il Bari come lo Pescara ti fa delle partite bellissime e delle partite bruttissime. Lì però c'è un buon allenatore, Nicola è un buon allenatore, ma non può fare niente, è subentrata un altro 2 allenatori, non ce la può fare, cambiano tipo di preparazione, tante cose, gioca meglio il Bari. Secondo il mio modesto punto di vista, allora in base al tuo ragionamento era inutile anche cambiare Baroni a un certo il punto presidente, mo l'avessa cagnato, no, quando si diceva vediamo Baroni, questa sconfitta al nostro presidente della società dovrebbe dire una cosa sola: io ho un allenatore nelle giovanili, ci credo o non ci credo? Quindi che cosa fa? Siccome per la salvezza ci mancano solamente 2 punti, non posso pensare che i giocatori non mi vincono almeno una partita, non mi fanno pure 2 pareggi. Quindi pertanto io che cosa ho? La possibilità di provare questo allenatore, se ha le capacità... No, ci sono presenti che hanno cacciato gli allenatori ai playoff, prima di playoff, quindi... Esatto, ci può pure arrivare, ci può anche arrivare ai playoff, chi ce lo dice? No, voglio dire, come i tempi sono sempre validi per gli esoneri, anche ai playoff. Sì, ma vedi, se tu lo esoneri alla fine, cioè non gli rinnovi il contratto, non hai fatto niente. Oggi però se tu le sono... Cioè tu cambieresti oggi l'allenatore? Oggi l'allenatore, perché vorrei provare com'è questo Oddo, non voglio aspettare il prossimo anno. Cioè guadagno 2 mesi con Oddo per vedere se ha le capacità, capito, di poter gestire una squadra, capito, iniziare a fare l'allenatore alla grande. Siccome io ci credo, io Sembroni Giovanni credo in Oddo, ci dovrebbe venire anche il presidente, ma per rendersi conto, anche i 2 direttori. Ma non rischierebbe di più Oddo, che potrebbe bruciarsi? No, non si brucia, ma è un campione del mondo. Che no, sulla sua esperienza. Questi hanno Oddo c'ha tanta di quell'esperienza, ha giocato tante partite in Serie A, che lui si lascia, diciamo così, abbindolare da una situazione.
Non lo credo affatto, è chiaro che non cambierà preparazione, perché cambiare la preparazione adesso sarebbe assurdo. Adesso bisogna semplicemente coagulare l'ambiente, lo spogliatoio, cerchiare ragazzi, oh, mettemicela tutta, demicela Paolo William, che pensate di questo? Al di là di tutte le È un'idea condivisibile, è un'idea condivisibile. Io sono d'accordo con Salvini, De Carlo, scusa. Sei d'accordo? Quindi sì, cioè, effettivamente, sì. Se no, ci vuoi provare, purtroppo, ci vedi, provi adesso. Tu dici perso per perso, ma tanto la salvezza è vicina. Cioè, forse però mi rendo conto che cosa posso fare il prossimo anno. Oh, con gli uomini che ho, so che cosa... Scusa, secondo te i play-off, chi deve rimanere, ma chi deve partire? Di Francesco è subentrato a Cucurezzo alla vigilia dei due mesi prima. Certo. Due mesi prima è entrato. Però poi la squadra veramente gestita da un punto di vista tattico in modo diverso ha avuto il risultato che ha avuto, cioè Pescara si è giocato due mesi prima, no, era il mese di febbraio marzo, vabbè, adesso, insomma, mo, però, adesso, però febbraio marzo si può fare tutto, no? Cioè, mo è aprile, i playoff, Gaucci, Zampanini cambiavano, sì, Pescara gli ha dato la squadra, vediamo come questo di Francesco. Poi Otto ha dimostrato anche di essere un ottimo allenatore al torneo di Viareggio più, con la squadra di Francesco, ha preparato la squadra già per il prossimo anno. Scusa Gianfra, fermati un momento. Però bisogna vedere adesso anche la squadra, i giocatori come prenderebbero una decisione. Prima però dicevamo che i giocatori che buone piare, non che buone piare, sono legati a cose, sì, in generale, a differenza di quando sono dei professionisti, cambiano allenatori, sono i professionisti. Ma perché ne paga Baroni il giocatore, non capito, non credo la società. Andiamo a sentire Baroni, Maurizio da qui. Purtroppo oggi credo che ci ha tradito veramente l'eccessiva voglia di fare, perché la squadra, io devo dire che dal punto di vista offensivo ha fatto molto bene, ha creato tante palle gol attraverso giocate anche importanti. Purtroppo questo ci ha portato a perdere di equilibrio e devo dire che è la prima volta. E quindi adesso c'è da valutare un pochettino questa situazione, perché in questo momento della stagione l'ultima cosa che dobbiamo fare è quella di giocare gare dove non hai equilibrio sul campo. Mister, è più preoccupato perché la classifica dice che questa sera, da questa sera il Pescara è nuovamente fuori da playoff, o per gli altri due gol presi su calcio da fermo dopo quello che era successo alla Spezia? Come mai questa difesa riesce a prendere gol così con facilità? No, è che poi a volte non deve entrare la paura su queste palle inattive, perché le abbiamo sempre difese bene, adesso è un momento in cui dobbiamo essere più attenti sicuramente, perché non possiamo concedere questo, però non deve neppure diventare una psicosi. Oggi sì, è vero, la palla inattiva, potevamo far meglio sicuramente, ma dovevamo far meglio dal punto di vista dell'equilibrio, perché non abbiamo tenuto bene il campo e questo ci ha portato a scoprirsi e a dare a loro tante occasioni su contropiedi, che anche specialmente quando eravamo in vantaggio è assurdo in casa. Mister, qualche scelta non ha convinto? Allora, Selasi è rientrato questa settimana con noi per la prima volta. E poi non è che sono bravi quelli che non giocano. Zuparic ha sempre fatto bene, Michele è rientrato a Spezia, ha fatto una buona partita, però Dario è un giocatore che quando l'ho chiamato a mezzo al campo ha fatto bene anche dietro, e tra l'altro secondo me ha fatto anche una buona partita. E poi qui non dobbiamo vivere sul chi non c'è, pensiamo a chi c'è, a chi va in campo e che deve far bene. E ripeto, oggi non è stato un problema di chi è andato o di chi è entrato, è stato un problema di equilibrio, perché basta riguardare la partita per capire questo. Allora, queste erano le dichiarazioni di Baroni a fine partita. Prima di commentarle nel nostro studio, pubblicità, e poi riprenderemo con William Carosella, Paolo De Carolis e Gianfranco Semproni. A tra poco.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Beh, abbiamo visto sicuramente un allenatore depresso, amareggiato, Paolo, quando sì, dice per la prima volta abbiamo perso l'equilibrio in campo. Non è la prima volta. No, intanto non è la prima volta. Abbiamo perso l'equilibrio in campo. Intanto non è la prima volta. Ma persi di equilibri, caro mio. Poi io condivido pienamente l'analisi anche che fanno tanti nostri utenti. Cioè è lui che ha anche questa forma, forse solo nella comunicazione, ma di timore è abbastanza... abbastanza ritirato nella comunicazione complessiva. È chiaro che questo tu la trasferisci, trasmette paura. È una squadra che ha paura, che non so se ha paura, ma comunque insicurezza. È sempre abbastanza insicura e l'allenatore lo vediamo, ma questo non significa nulla. Può darsi pure che domenica, che la settimana prossima vada, che giochi e vinca col Frosinone,
si rimetta in carreggiata, magari vinca, come ci auguriamo tutti, vinca il campionato Baroni. Però lo dico adesso, lo dico dall'inizio, io lo spero, però che mi possa piacere, che possa godere di un Pescara che giochi in questo modo, questo no. Questo sì, però magari vincesse il campionato. Però, cioè, no, attenzione, può capire. Tanti allenatori, allora, lo stesso Castori è allenatore che non ha mai fatto. Che a me non piace, del bel calcio, la sua prerogativa. Quindi. Però può darsi pure che abbia la fortuna, perché la squadra è forte. Non dimentichiamo che questo Pescara è forte veramente e nonostante la sua insicurezza può ritrovarsi a giocarsi, per esempio, la promozione. Gianfranco Baroni dice, quando si parla di scelte di formazione, non sono bravi solo quelli che non giocano. Cioè uno si appella sempre a quelli che vanno in panchina e dicono sempre meglio quell'altro, meglio quell'altro. No, non è vero, perché io ho sempre sostenuto che vorrei puntare, anche perché sono allenatore, vengo pagato da una società, puntare su qualche giovane da poter naturalmente rendere noto alla piazza e fargli fare quelle esperienze che sono necessarie, visto e considerato in più di un'occasione il centrocampo è mancato più di una volta, però lui questi giovani non li ha mai provati, se non una volta. Poi del resto, scusate, ma il Rima Cussù che si è inventato lo 4-4-2, l'hanno detto 7.400 persone, ha messo Selassie per rotture della cuffia perché non teneva nessuna, ogni volta Vetturini l'ha messo in campo solo perché non aveva più i terzini eccetera, mai che abbia fatto una scelta con l'organico preciso, dice sì che è, mo metto dei giovani, mi gioco la carta, voglio vedere. No, come... ci sono delle carenze anche nella lettura delle partite, perché le sostituzioni sono sempre le stesse, Gessa per ruolo Politano, per ruolo, lì la lettura della partita è fondamentale. Poi lui c'ha dei presuntuosi come Frasquato, che è un presuntuoso, Caprari è un presuntuoso, e quando li capisci, queste sono eterne promesse. No, secondo dire, il mio modesto voglio dire di ieri Calori ha cambiato 3 volte la disposizione tattica e ha cercato sempre di andarlo a pizzicare in quei settori in cui il Pescara era deficitario. Cioè questo è l'allenatore che vede la partita, lui è rimasto lì. Alla fine il vantaggio di aver messo Gessa, che per me poteva essere messo anche prima, proprio per il carattere, per la mentalità, quando Andrea è entrato in campo ha cominciato subito a far sentire il peso della sua esperienza, ma soprattutto il peso del suo attaccamento alla maglia, ha cominciato a fare cazziate, a richiamare i compagni di squadra. Cioè tu adesso hai detto, dopo aver ascoltato l'intervista, che l'allenatore era affranto. L'atteggiamento, cioè la figura è stata... Tu dice quello, è lui sempre quello, questo. Sempre quello, sia in campo, sia che durante le interviste. Sembra uno senza anima, senza emozioni. Senza sangue. Ci era piaciuto solo quando nella settimana prima di Carpi aveva detto andremo a Carpi a vincere, lì sembrava un allenatore. Sì, là praticamente si stava diverso. Sbilanciando perché... questo fatto di essere usciti dai playoff non comporta nulla a livello numerico, perché il campionato è ancora lungo. Paolo diceva, questa squadra è capace di andare a Frosinone e vincere la partita e rimettersi dentro. Quindi, insomma, non è successo nulla, sembra. No, allora, siccome io sono abituato e ho sempre detto che bisogna valutare le prestazioni e non, diciamo, il prosieguo di una prestazione può essere anche buona con una sconfitta, ma le abbiamo già vissute queste situazioni dopo Latina. Sì, perché dopo una squadra senza una identità precisa, quindi può succedere di tutto. Il Pescara è da tripla, fuori casa puoi anche mettere il 2 perché perché è una squadra che gioca, perché quel che aveva detto prima De Caroli stiamo a Frosinone, potremmo pure vincere, cioè giovedì ha piato un paio di mappini, lo Frosinone ha perso pure, quindi ci ha però fronte. Questa squadra è capace. Ne abbiamo fatto 3 all'andata, è un po' ludente, un po' avvelenato. Mi rimane molto difficile pensare che noi possiamo fare il risultato a Frosinone. Se vogliamo sperare, Gianfranco, dobbiamo farlo il risultato. No, io non lo spero, perché di chi di speranza cambia, disperato muore. No, io parto dalle non mie masse. Niente, per me virà e perda. Però se dici così, dopo qualcuno ti rinnova, che fa il gufo. Se dici sempre così, lui ti dice che sei un gufo. A me piacerebbe che il Pescara a Frosinone portasse tutti i giovani, capite? Lanci giovani, tanti persi per perso. No, perso per perso. Voglio fare un centrocampo. Perso per perso che cosa? A Frosinone, fuori casa siamo forti. Senti, Paolo, condizioni ambientali a Carpi, quindi che mi fate una trascura diverse dagli altri. Ricordo tutte le partite, in curva te le ricordo come non si ti fa più
in tribuna giustamente si critica soltanto, distinti non ne parliamo, poco pubblico, quindi allora, questo, non ha nemmeno l'aiuto del fattore campo. Questo è comunque in questo momento dovremmo mandare la fotografia che ci ritrae, mette sugli spazi a giocare a attaccare, perché tempi era meglio la allora fa bene Gianfranco non andare. Ma sì, Gianfranco infatti ha io ha adesso un fatto l'esasperazione nel senso buono della parola, la però, curva non Enrico, ti fa più come una volta, Enrico, la tribuna critica soltanto, sono due anni, giustamente sono due anni che tu vai all'Adriatico e vedi un calcio di secondo piano, cioè tre anni con tre la Serie anni, A, scusa, dimenticavo, cioè io quello l'ho proprio azzerato, quella della Serie A. Quella è stata veramente una tragedia. E tutti dicono stiamo pagando il dopo Zeman. Stiamo pagando il dopo Zeman, ma non per Zeman, perché tu hai visto, per il gioco, hai visto un calcio scintillante e ti ritrovi poi insomma come uno che ha bevuto sempre la gassosa, no? Cioè, Gianfranco non è d'accordo? Io sto pensando che in questi tre anni l'unica che ha operato bene è la società, e la società che è cresciuta non ha saputo forse scegliere gli uomini adatti in termini, capiti, di allora, uomo di comando, non riescono a centrare. Però a livello di acquisti, a livello di giocatori, società, io credo che questa società si sta comportando molto bene. La società ha speso, ha investito, ha sbagliato forse il progetto tecnico, cioè, cioè lo stesso Marino che va a Vicenza con una squadra. Mi stavi levando un po' la domanda, perché gli altri dicono Cosmi va a Trapani e fa i miracoli, sì. Marino va a Vicenza e fa i miracoli, quando passano per Pescara. Allora, c'è un problema evidentemente legato poi anche ad un ambiente. È una piazza tosta, Pescara è una piazza tosta. È un ambiente in cui probabilmente ci sono più voci, non c'è una sola voce, e quindi l'allenatore molto spesso, se non sei Zeman, se non sei Galeone, cioè che hai personalità e carattere, ma soprattutto hai un progetto chiaro. Io prendo Zeman e so come gioca, e nessuno si permette di intervenire, nessuno si permette di dire a Zeman mo fai il 4-4-2. Cioè io mi ricordo, cioè, noi stiamo un po' trascurando un aspetto di questo campionato. Dopo la sconfitta di Vicenza all'andata, sì, io mi ricordo il presidente Sebastiani che disse non voglio più vedere le barricate, non voglio più vedere il catenaccio. Cioè si è presentato il Pescara all'Adriatico col Carpi con una linea difensiva quasi a livello della metà campo. Abbiamo preso, come direbbe Giancarlo, 5 pappine dal Carpi. Quindi anche certe ingerenze, cioè certi interventi su allenatori che hanno poco carattere hanno il loro peso. Cioè io dico, devi prendere. Ma tu pensi che i vari Marino, Cosmi, Baroni si siano un po' lasciati condizionare? Sì, perché erano tutti in io non credo però che la società metta a bocca. Io non ho detto questo. Oppure condizioni col però comunque con qualche dichiarazione. Però ti condiziona qualche dichiarazione. Quello è un limite dell'allenatore eventualmente. Bravissimo. Però ti condiziona, soprattutto se sei un allenatore che viene da 2-3 annate no, cerchi un rilancio, la prima cosa che fai ti leghi comunque a una dirigenza, no? La dirigenza, cioè, ragazzi, qua siamo partiti quest'anno quando è stato presentato Baroni col 4-3-3, io e te la presentazione. Cioè 4-3-3 che dopo i primi 15 giorni ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto questo il 4-3-3 non lo può fare, ma non perché siamo prevenuti, perché il 4-3-3 ha altre caratteristiche. Lo ha capito tardi, proprio dopo la partita di Brescia. Però torniamo al discorso del pubblico. Il pubblico oggi giocare all'Adriatico per la squadra non viene? È veramente difficile. Perché il calcio che propone non è un calcio che si sposa con il palato. Però la squadra non pescarese. Viene incoraggiata assolutamente. Sì, ma la squadra non viene incoraggiata perché non gioca il calcio che piace ai pescaresi. Per i giovani nostri, per i giovani che sono tifosi giovani, vorrei ricordare che questa piazza è torta. Questa è una piazza che ha fatto fuori Mazzone, ha fatto fuori Castagnere, ha fatto fuori la buonanima di Scoglio, cioè sto parlando di grossi allenatori. Vabbè, Scoglio la Lucia si è fatto fuori da solo, ma doveva andare a Genova, doveva tornare. Per dire che cosa? Che non è facile allenare a Pescara, ma non lo so se siamo un pubblico troppo esigente oppure siamo un pubblico che non capisce niente di calcio, eccetera, eccetera. Ma questo non lo credo. Io credo che i pescaresi hanno il palato fine, visto e considerato negli anni precedenti come è andata. Io per me l'allenatore che ho più nel cuore non è né Zeman né Galeone, è Tom Rosati, perché ho vissuto con lui la prima Serie B, quindi è una cosa importante, quindi non me lo toglie nessuno dal cuore il grande Tom, non lo paragono a nessuno. Quindi pertanto io quello che dico, le cose vanno così,
non ci siamo, questo Pescara, questi diciamo così tiposi, ma adesso possiamo parlare pure di una realtà ancora più vicina. Il Teramo sta prima in classifica, va 3.000 persone, lo stadio avesse scoppiato, quello uno stadio, minimo da 10.000 posti, da 10.000 persone. Teramo è una città... Una città... Ho capito, però sta prima in classifica, 5 punti avanti, l'entusiasmo ci sta, 7-8 mila persone si avesse ci vanno 3.000, 3.500, adesso sta crescendo perché poi l'entusiasmo, c'è qualche cosa che non funziona, ma non è che non funziona, cioè Teramo più no, non funziona volare, nel senso cioè, che non se c'è noi... gente di Teramo, cioè, non è che possiamo prestargli una parte di Montesilvano e trasferirla. No, ragazzi, volevo dire che sì, lo stesso a parti invertite, cioè Pescara primi in classifica, non facciamo 20.000 spettatori, cioè, ecco la differenza però nostra. È un'area metropolitana, però adesso di senza 200, fare questi paragoni, voglio dire, farà 50.000 abitanti. Il pubblico si è disamorato, quindi chi? Non si diverte più, i risultati non arrivano, quindi è vero che non è una situazione drammatica, perché ai playoff ci possono andare 6 squadre, quindi il Bari è fuori come il Pescara, a Bari però vanno 20.000 persone rispetto ai 7-8.000 dell'Adriatico. Questo Fucino si è stufato. Però no, stiamo parlando di un bacino di utenze di 600.000 abitanti. Sì. 600, si è stufato, abitanti. D'accordo. Ed è la presenza sugli spalti da parte del pubblico, è il termometro preciso del valore della squadra e di quello che si vede in campo. Come diceva Paolo, siamo di bocca buona a Pescara, no? Perché abbiamo visto veramente il calcio praticato bello da vedersi, e quindi praticamente abbiamo questo difetto, chiamiamolo difetto, secondo me è anche un pregio, però adesso non drammatizziamo, perché l'incasso, perché si fa sempre riferimento agli incassi che poi la società consegue con la presenza superiore, al di là dell'apporto che può dare il pubblico, ma questa squadra fuori casa ha vinto più, molto di più che non in casa, dove il pubblico amico non c'era. Certo. Quindi che questa storia del dodicesimo uomo in campo molte volte può essere anche dannoso. Perché, lo è dannoso, perché lo è quelli, dannoso. A Pescara perché lo è. Il grosso pubblico si aspetta chissà che cosa, alla fine perdi e ti devi mettere le mani. Quindi la pressione, giocatori che evidentemente non sanno gestire la pressione. Bravo. No. Ma chi deve gestire, chi deve squadra, insegnare? Staff tecnico, no, l'allenatore sì, anche i giocatori, però in campo anche qualche volte, psicologo molte volte per certi elementi, uno psicologo per certi elementi non farebbe male, però voglio dire, io la scolaresca, se va male la colpa è del maestro, parliamoci chiaro. Io posso dire una cosa a Pescara, giusto professore? Cioè, se io credo di conoscere il tifoso pescarese, se il pescarese vede che la squadra butta il sangue, cioè onora la maglia dal primo minuto fino alla fine, applaude. Non ha importanza il risultato, vuol vedere, capito, che i giocatori escono con la maglia sudata. Ad esempio, quello che è successo contro il Brescia è strano, perché a fine partita i giocatori sono andati sotto la curva nord e sono stati applauditi. Tutta la tribuna a fischiare. Quindi aspetta, ti aggiungo un elemento. No, ma per il semplice non fatto, c'è più nemmeno compattezza. Non so se l'avete notato, per evitare di applaudire i giocatori, se ne sono andati via. Sì, quelli avevano già contestato in settimana. No, ma quello è pazzesco. Cioè, il Brescia che vince inaspettatamente in trasferta, invece c'è anche di questa tifoseria non è più unita, no? Ecco, tanto non è più per unita. Parlare dei Ranger, perché in questo momento sono andati sotto il cuore e hanno applaudito? Perché loro dicono, mo ci annappicciamo lo fuoco, mo ci sono rimaste 7-8 partite, siamo vicini alla squadra e mi perse, sì, mi perse. Poi per 5 partite però hanno fatto lo sciopero del tifo. Esatto, per 5 partite hanno fatto lo sciopero, però adesso è un momento difficile. Un quarto d'ora dopo. Ecco, non dobbiamo fare, capisci? Stiamo vicini alla squadra, però la squadra non se lo merita, non se lo merita. Io stavo facendo prima l'esempio, come il tifoso pescarese, vi ricordate l'anno di De Canio? Poi l'anno di Decano, le ultime partite, per vedere il Terracener che andava a 280 all'ora e trascinava tutta la squadra, e non è che stavamo prima in classifica, le ultime 4, 5, 6 partite abbiamo giocato. Con la regina ci fu il grande pubblico nella partita. Poi poteva essere decisiva. La partita decisiva. Esatto. Ma non è che, capisci? Assolutamente. Perché noi siamo abituati, pescaresi, per come... Quello era il Pescara prima in classifica. Poi guardiamo anche l'origine. Noi siamo un pubblico di...
pescatori e un pubblico di pastori. Questa è la nostra storia. Quindi che ci volesse cacciare, che abbiamo un grande cuore, siamo fatte gente generosa, sia il pastore per il tipo di vita che fa, sia il pescatore che va a acchiappare un pesce, capito, col rischio della vita. E quindi queste sono cose che, secondo il mio modesto punto di vista, sono innate in noi. Se vedremo, capite, che vengono, non lo so, col forello, con il lato B, queste partite che non si sa come le abbiamo vinte, non si affeziona il pubblico. Il pubblico gli piace più la partita, capito? Dove la generosità. La generosità. Poi si può pure perdere. Questo è un altro tasto. Quello che non ha capito Barone. Cioè hanno un Barone, qua non ci ha capito per niente, anche come pubblico. Certo, non è entrato in sintonia con la città e con l'ambiente. Assolutamente, assolutamente. Vengono accusati anche gli organi di informazione, siti, televisioni, giornali, non dalla piazza in generale, però perché assecondano molte volte le scelte della società, non sono molto critici verso l'allenatore. Cioè, voi non avete mai sentito queste critiche che arrivano? Mi consente, io parlo in generale. C'è sempre nell'opinione pubblica quello che deve fare per forza di cose il parruccone, il professore, il maestrino dalla penna rossa, ma che è una, sicuramente una minoranza che non perde occasione per insultare lui, per insultare te, per insultare me, certo. È una forma di frustrazione che io capisco e alla quale non do sicuramente peso. Importante. Io però credo che gli organi di informazione, tutti, visto che noi quattro facciamo questo... No, ma parlo veramente in generale senza riferimenti a qualcuno. Siamo un campione rappresentativo, no? Certo. Siamo 4 su 4. Allora, io non credo che ci sia nell'organo, ma non lo dico per una sorta di corporativismo stupido, lo dico perché lo penso. Anche perché come in tutte le categorie ci sono buone e cattive, gli asini, gli uomini in malafede, buone e cattive, come i medici, gli ingegneri, esatto, i carabinieri, i magistrati, non si può mai generalizzare. Però è vero, e questo è innegabile, che non credo che gli organi di informazione abruzzesi, e segnatamente quelli pescaresi, possono essere accusati di essere conniventi, collusi, corrotti, pagati. Poi, se io non condivido il tuo modo di pensare, non significa che io sono pagato dalla società. Io posso legittimamente avere un pensiero. Allora, quelli che dicono questo sono in malafede, hanno qualche problemino di frustrazione, per cui però Gianfranco e William su questo argomento è uno sparuto gruppo. Non te ne frega niente di quello che dicono gli altri. A parte il quello che dicono gli altri, onestamente, no, è una orecchia in niente, un'altra me ne si riesce. Non proprio no, ne passa mai con l'anticamera del cervello. Degli organi di informazione accusati di... Enrico, io sono estremamente onesto, anche perché ho 77 anni, io no, devo andare fra poco a riferire al Padre Eterno. Succede anche in tutte le categorie, succede che qualcuno sgarri, che qualcuno faccia qualcosa di sbagliato. No, è inutile, parliamoci chiaro. Che poi non incidono né in negativo né in positivo sul rendimento della squadra, questo è sicuro. Per esempio, il Corriere dello Sport è un po' filo. Filo? Filo Roma, che ti devo parlavo del Corriere dello Sport di Pescara, non parlavo io sto in parlando in generale per far riferimento anche a qualche Mosca. Quello è scontato, se il Corriere di Roma, tutto sport di Torino. Però se dopo la Roma fa le figure che sta a fare, ma anche il Corriere dello Sport le pone il capo, ma anche non ci può arrivare, se perde sempre. Allora, ultima fascia pubblicitaria e poi parleremo di questa settimana che si presenta con la partita di Frosinone. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica,
Il nostro mito sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Torniamo in studio con i nostri ospiti per l'ultimo quarto d'ora di trasmissione. Allora, William, in settimana Baroni cosa farà secondo te? Non lo so, perché lui fa gli allenamenti a porte chiuse, no, non e sempre, quindi sono anche porte segreti aperte. Di le Stato. Le che prime poi due giornate a porte aperte. No, sono contrario. Zeman allenava, venivano da fuori, dall'estero, a vedere come allenava. Stiamo parlando del maestro e dell'allievo. Come ricarica la squadra. Zeman poteva ricaricare la squadra. La squadra va da sé. Sta andando da sé. Ieri è incappato una giornataccia. Magari, come è successo in altre occasioni, a Frosinone. Quindi quando si vince è merito partita della squadra, quando si perde la colpa è di Baroni. Però l'allenatore si sempre vede poco è sempre merito o colpa di Baroni, però la mano dell'allenatore io in questa squadra non l'ho mai neanche visto. Io. Melchiorre ha detto vinceremo le ultime otto.
Beh, vabbè, Melchiorre... Culo, scusatemi l'espressione, lo dico con tutto il cuore. No, ma se può dirsi cazzate, vinceremo tutte e otto. Io però pure, molte volte se sono verificate. Quante volte sono dette, vedevo 7-8 belle femme, facevo queste, me le faccio tutte e otto. Atto! Addo, che ti fai le flap dentro l'ospedale dopo che te ne fatto. Però io il calendario dire, tu hai detto così come difficile. Si ricaricano i giocatori. Io voglio sapere come li ricaricherei, gli scenderei i pantaloni, li mettessi tutti quanti a 90 gradi e finché sono uno spinot da 220 volts a quel posto, allora, di modo che li ricaricherei elettrica. Esatto, come le pile. Le menze ponnar caricare, si devono caricare da solo nella loro mente, nello spogliatoio. Dovevano essere coesi, guardarsi in faccia, dirsi le cose, bene. A colpo di che? Volevi un cavo o non volevi un cavo? Volevi dare una soddisfazione al nostro presidente, sì o no? Lasciate perdere l'allenatore. L'allenatore. Come calendario non è dei più semplici, perché si va a Frosinone, poi il Modena in casa, poi a Lanciano. Poi c'è il Perugia in casa, anzi la Provercelli in casa. Sono tutte partite durissime, sì. Non ce ne sta una che tipo capite da Materasso. Forse con il Modena e con se poi quella di Materasso che doveva essere la partita, lo Brescia dovevamo passare, la dovevamo spartare, lo però, Paolo, che te l'hai mai persa la partita. Questa squadra so contro le grandi del campionato non ha mai deluso. Con le grandi sì, poi c'è un altro aspetto che ci lascia un po' ben sperare, ci siamo lasciati alle spalle la settimana di passione, sperando che sia questa una settimana di resurrezione, questa che ci porta a Frosinone, l'auspicio è in tutti noi, ma io una cosa voglio dire. Infatti, però ci sta che sa fare miracoli. Però posso dire una, posso così provare a esprimere un concetto. Sarà risorto dopo. Quello, penso di sì, insomma, oramai è inevitabile questo. I miracoli, lui lo può fare. È già risorto. Io una cosa dico. A Frosinone non ci sarà Rossi che sarà squalificato. Era in diffida, sì. Ma però. Può succedere, Enrico, che proprio il fatto di liberarsi mentalmente di una responsabilità possa aiutare questa squadra, a, scaricandosi di questa pressione, a giocare mettendo in campo il talento che ciascun elemento a disposizione di Baroni ha. Perché questo è un organico. È un organico di grandissimo profilo. Nella grande speranza che azzecca un centrocampo. Eh sì. Che io adesso non so se prima. Adesso ti dico una cosa, giovedì. Sabato prossimo a Frosinone giocherà Selasi e non giocherà Brugman. Prima non so se è stata una provocazione quella di Gianfranco di dire Oddo al posto di Baroni, ma se dovesse andare male a Frosinone dipende da che cosa succede, se la squadra veramente quindi si ritorna gioca male col discorso dell'ultima spiaggia o se gioca male e vince. Sì, sì. Le considerazioni devono essere fatte, è l'ultima chance per lui. Io l'unica cosa loro pensano della speranza, per me la speranza è che ha fatto punto. Hai paura anche della salvezza? Sì signor, come no, me ne frego io. 8 giornate tesoro mio, guarda che io ne ho viste in 54 eccola qui, posso pescare, ne sono viste 100 miliardi di cose. Attualmente chi vedete favorite per i playoff? Davanti al Pescara ci sono il Perugia, lo Spezia e il Livorno. Il Livorno ha vinto nonostante Panucci. Beh, Livorno per... Frosinone deve recuperare la partita con il Latina. Io guarda Vicenza, Avellino... Il Bari è fuori dai playoff? Sì, sì. Bari William? No, ma secondo me il Bari... Oppure fino al Bari, fino al Bari si può ancora... Tutto aprire il discorso. Sì. Ai playoff possono andare tutti quanti, dipende da come. Beh, tutti quanti, fino al Bari. Tra tutte quelle, queste squadre, la squadra che più mi piace è lo Spezia. Cioè, questa però è ieri a Crotone è andata sotto. È andata, ecco, mo, uno si può chiedere, fa un partitone contro di noi. Precedentemente te ne fanno partitone, va a Crotone e perde. Io certe volte rimo, guarda, me la credo. Però lì non a me è stato faccio accusato. I porti perché penso certe volte lo calcio scommesso, non lo so fino a che vado arriva. Queste qua. Cioè succedono delle situazioni quest'anno, veramente. Però questa è la Serie B. Non serie si riesce B a capire. Tolto il Carpi, tutte quante hanno la possibilità di arrivare ai playoff e fare, perché succedono delle cose assurde. Però il Pescara ce la può fare ancora entrare ai playoff. Ma come non ce la può fare? Se cagna l'allenatore ce la può fare, sì. Solo a questa condizione. Per me è questa, se leva l'allenatore, molo presidente, ha fatto tombola. Questa è l'unica condizione per andare ai playoff. Sine qua non. Sine qua non. Paolo, guarda, io non sono un estimatore di Barone, quindi l'ho detto dai primi giorni, però la possibilità che lui si giochi la chance a Frosinone, poi però senza più appello, se va male lì è il caso forse che, come dice Gianfranco, il Pescara cominci a pensare
per l'anno prossimo, al futuro. Può esserci l'unico lato positivo di questa sconfitta, cioè che è una batosta che arriva non nelle ultimissime gare di campionato, ma 8 turni dalla fine. Però fa male lo stesso, Enrico, sì, che nessuno si aspettava. Prendiamo sempre l'esempio di quel campionato di Decanio, quando il Pescara all'ultimo stava arrivando e ha subito la botta in casa 3 giornate dalla fine. Subirla 8 turni dal termine, c'è ancora spazio per recuperare. Poi però vinse fuori c'è casa. C'è spazio per recuperare. William. Sì, sì, ma io non ho capito se tu ci credi ancora, non ci credi, sei rassegnato. Io ci credo, ma non perché è stato la squadra, buona la processione. Anche con Baroni ci credi, quindi sì. Ci crede, o ci sta o non ci sta, è uguale, senti a me Enrico, senti a me. Molti dicono che fa danni, quindi o ci sta o non ci sta, non è così. Ma quelli che dicono che fa danni probabilmente hanno ragione nel dire come Gianfranco che bisogna sostituirlo, però voglio dire dai, viviamo la giornata, d'altra parte che vuoi fare in un campionato mediocre come poi le ultime partite con Varese e Livorno, dai. Addirittura va in Serie A con un punteggio enorme. Noi abbiamo il giocatore, la squadra che sicuramente meriterebbe la seconda o terza posizione. Promozione diretta il Bologna insieme al Carpi? Insomma, guarda, a me il Bologna gioca quasi peggio del Pescara. Sì, cioè, Bologna, dimmi Gianfranco. No, tu hai detto che noi abbiamo chiesto scusa, tu hai detto che quest'ultima partita, ma veramente non è mio 4-3, su 3 partite, 9 punti a disposizione, mi piace 2 punti. Sì, se no dico come un pareggio, come botta di risultato alla Spezia, che fa male. In 10 uomini lo Spezia, un altro, una sconfitta in campo. Se guardo questi tipi di risultati, io parlo di risultato shock, shock negativamente parlando, questa con l'ultima in classifica. Con l'ultima in classifica poteva essere la svolta per i playoff. Io non vedo, purtroppo, mi dispiace. Quindi secondo Gianfranco Semproni si va ai playoff senza Baroni, però. Sì, tu. Senza Baroni. Per Paolo ci sono speranze. No, ci può andare anche Baroni, con Baroni se problemi. Passa Frosinone. Se passa Frosinone, se no, però sarà sempre un Pescara triste, Invece triste per William solitario, come ci va con Baroni ai playoff. Cioè, ma non una partita in casa come allora, si deve. Allora l'importante è che ci va ai playoff. Mo Baroni, non Baroni, non me ne importa scusi, niente. Scusi, faccio io la domanda mo a Enrico. Sì. Presentatore. Scusa, Ma non una partita in casa, le facciamo e buono, una prima che finisce il campionato. In indica tanto, no, ma una. Benedetto sia il Signore. Fatichiamo molto in casa. Cioè, la domanda si fa fatica in casa. Arrivano squadre tipo Modena, Provercelli che non hanno da chiedere molto al campionato. Vabbè, anche poi il Brescia, il Perugia. Poi scusa, ti posso dire, io dico sempre quello che penso. Io sono non tifoso del Perugia, ma sono un grande stimatore di Andrea Camplone. Come mi piace Roberto D'Aversa. A me quando vince il Perugia, quindi vince Andrea Camplone, sono contento. Ma sai perché? Non solo perché è pescarese, l'abbiamo visto crescere. Me lo ricordo che faceva il cameriere al Cantinone. Ero un ragazzino, Ma ti piace anche come professionista? Mi no? piace come allenatore. Perché mi piace come allenatore? Perché è uno che mette sempre la squadra in condizione di giocarsela. Cioè la mano di Camplone su una squadra positivo. La vedi, certo. Io la mano non di specula Baroni, mai sul risultato. Io la mano di Baroni non so neanche se ce l'ha. Bene, cosa vogliamo dire per chiudere a Marco Baroni, William? Arpusd. Di. William. No, vabbè, adesso io all'inizio volevo dire che un consiglio, al di là dagli un della consiglio. Prestazione che dovevamo commentare, quella contro il Brescia, però se andiamo adesso ad esaminare il prosieguo del campionato, mancano 8 partite, non sono molte, non sono molte, per cui dobbiamo anche un po' più di coraggio, no, lasciare, non mettere il panico al manovratore. E noi l'abbiamo adesso, abbiamo detto quello che pensiamo. Noi stiamo mettendo di Baroni, panico al manovratore. Però credo che Baroni adesso debba dare qualcosa di sé a questa squadra. Ecco, che consiglio gli daresti per chiudere? Ma che consiglio faccio all'allenatore? No, consiglio per stare sereno, tranquillo. Ma vedi, ci vuole. Io amo gli allenatori che sono molto aperti. Dall'alto della tua esperienza gli dici sorridi, non lo so. Questo non anima, è una figura che è sempre la stessa. Tu Paolo, a poco entusiasmo. Cosa vuoi dire a Baroni? Voglio dire a Baroni, magari come direbbe il mio amico Bruno Pace, fallo un sorriso. Ogni tanto solo questa? Sì,
Ma soprattutto facci io vedere, invece direi a Baroni cerchi di non usare il sale iodato, perché quello porta male. Bisogna usare quando butti il sale, quindi sai che butta sale, così mi hanno detto che vai e conta i passi, mi sembra del campo. Hanno detto, ma che portevo pure la gonna un po', una gonna lunga, sì, ma sì. Non è che vi avete sbagliato che la Garibaldi, perché ti la Garibaldi che ti volevo usare, ma i refregni la Garibaldi. Questo si vede probabilmente, ma usavi il sale marino, la Garibaldi. Questo va a finire, capito? Quello iodato. Il sale iodato. Vabbè, è fregato, è controproducente. È controproducente, capito? Quindi anche questi gli dobbiamo dire. Tu abbiamo il sale marino, chi dai ta la mezzo ah, ecco, la colpa ecco. È dei gufi e del sale sbagliato. Quelle, abbiamo trovato la soluzione. Quelle. Grazie a William Carosella, a Paolo De Carlo, attaccare a Gianfranco Sembroni. A tutto, facciamo ovviamente in bocca al lupo al Pescara, al Lanciano, al Teramo. Speriamo che poi, se Baroni finisce pure il lato B, allora proprio tempo fa. Addio, arrivederci e grazie. Va. Ci rivedremo lunedì prossimo. Ancora auguri a tutti e grazie per averci scelto. Grazie. Serie B, il campionato degli italiani.